Ciao a tutti! Oggi presenterò Ludwig van Beethoven. Anche se probabilmente lo avrete già sentito da qualche parte, sono quasi certa che in pochi conoscano quello che vi sto per raccontare. Prima di iniziare, ricordatevi però di mettere like e seguire il mio canale. 1. La follia del padre alcolizzato. Se ci state pensando, no, non faceva cose pazze come picchiare suo figlio o rischiare la vita, ma di ritorno dai pub. Imponeva al piccolo Ludwig di suonare per intrattenere gli amici. Un po' pazzo, no? Considerato che il bambino era giovanissimo. 2. Per Elisa o per Teresa? Per Elisa è avvolta nel mistero. Anche oggi gli studiosi sono divisi in due pensieri. Recuperando infatti scritti e documenti sulla vita di Beethoven, sono emersi due nomi principali. Quali? Beh, Elisa e Teresa. Si pensa infatti che il famoso brano di Beethoven fosse in onore di Teresa e avesse quindi il suo nome. È possibile infatti trovare spartiti dello stesso brano con due nomi diversi. Se qualcuno sapesse qualcosa a riguardo, è benvenuto nei commenti. 3. Perché proprio Moonlight Sonata? Secondo voi perché? E se ci state pensando, no, non è perché gli saltò in mente mentre guardava il cielo. Si dice che dalla finestra vide una ragazza cieca che suonava e per farle immaginare la luna le dedicò questo brano. Quarta e ultima curiosità. Se pensavate che Beethoven era un tipo socievole, beh, vi sbagliate di grosso. Un giorno Beethoven era in campagna, in casa sua, e suonava. Una famiglia vicino a casa sua lo sentì suonare e i bambini curiosi andarono a guardare alla finestra. Lui se ne accorse e la famiglia scoprì un po' di tempo dopo che Beethoven non viveva più lì. Spero tanto il video vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!